Ero quello che ballava come un pazzo alla festa di Momi bevendo chissà quale composto chimico. Ed ero quello che aveva goduto della compagnia dei suoi amici, dei suoi amori, di Lirio, che mi aveva trovato quelle lettere meravigliose. Ero diventato quelle lettere, ero tutti i film e i libri che avevo letto quell'anno, tutto quello che avevo imparato in quella ex fabbrica occupata che puzzava di fumo a Gavinana. Ero i sit-in, le idee, gli slogan urlati, la curiosità e la voglia di imparare. Ero Mumi Abu Jamal, ero lo studente lavoratore che scriveva qualche articolo sul giornale universitario. Ero le lotte per l'istruzione veramente pubblica e per tutti. Ero la pace che chiedevamo tutti i giorni urlando nelle piazze. Ero la contraddizione delle volte che i cortei finivano in violenza. Ero tutte le immagini che vedevo nei telegiornali. Ero le navi piene di migranti dall'Albania. Ero le bombe che continuavano a scoppiare. Ero la memoria di quelle scoppiate anni prima, ero con i ragazzi dei Lenzuoli Bianchi a Palermo. Ero io, da solo, e con altri 100.000. Stavo cercando di capire chi ero io innanzitutto, cosa mi importava realmente, come e se mi interessava contribuire in qualche modo a far girare questo pianeta su cui ero finito per caso. Stavo cercando di capire chi erano i miei simili, ma soprattutto avevo capito la cosa più importante di tutte, che il dolore, quello dei cuori spezzati, quello che non ci dormi la notte, che fa male come un pugno, quello che si dice sia simile a un lutto, invece, non è simile a un lutto per niente. E lo sapete perché? Perché tutti i dolori, dei cuori infranti, tutti, anche quelli più schifosi e dolorosi, poi, incredibilmente, a un certo punto, senza che te lo aspetti, quando ormai hai dato per scontato che quel dolore sia una condizione di vita, una costante, un compagno di strada, ecco, quel dolore lì, poi, passa, non c'è più. Via, affanculo pure lui, siamo pronti per ricominciare, per godere, gioire e poi forse per ripiangere e ridisperarci, chissà. Questo era Giacomo.